Devo dire che la scelta che ha fatto il Presidente Latini di convocare questa conferenza stampa per illustrare quelli che sono i numeri del Consiglio regionale del 2023 è stata fatta appunto senza coinvolgere l'opposizione. Io insieme alla consigliera Vitri, io sono il vicepresidente del Consiglio regionale, la consigliera Vitri è la consigliera segretaria, rappresentiamo l'opposizione e dal nostro punto di vista era importante coinvolgere tutti quelli che sono rappresentati all'interno dell'ufficio di presidenza. È stata una scorrettezza istituzionale, noi come minoranza abbiamo sempre cercato di essere responsabili, di fare proposte appunto positive per tutti i cittadini, non abbiamo mai fatto scelte che andassero in contrasto a quello che era un interesse pubblico e sono stati dati numeri. Questi numeri però bisogna darli tutti, nel senso che su 43 consigli regionali che sono stati fatti sono appena 27 le proposte, le leggi che sono state approvate, quindi quasi una ogni due consigli regionali, addirittura attualmente sono 126 le proposte di legge che ancora devono essere discusse, di cui la gran parte sono ferme in commissione e più della metà sono state presentate appunto da noi che siamo l'opposizione. Probabilmente una parte di queste leggi sono ferme perché, come dire, vengono considerate scomode, non si vuole valorizzare quello anche il ruolo che l'opposizione ha, cioè quello di riuscire anche a fare proposte che possono essere positive. Ci sono addirittura anche 122 mozioni che devono essere ancora discusse. La proposta che abbiamo fatto in questi anni è sempre stata quella di fare un consiglio regionale anche più lungo, perché ricordo che attualmente il Consiglio regionale incomincia verso le 11 del mattino e quando sono le 14.30, 15 viene quasi sempre, come dire, interrotto. Noi riteniamo che il Consiglio regionale debba durare di più anche per consentire la discussione di tanti atti, cioè le tante mozioni che oggi ancora sono ferme, oltre 122, ma soprattutto è importante che le commissioni lavorino licenziando anche quelle che sono le proposte di legge della maggioranza. Quindi ribadiamo come ufficio di presidenza che era importante coinvolgere tutti, una scorrettezza istituzionale, ma soprattutto è stato ancora più sbagliato, scorretto, coinvolgere addirittura consiglieri dell'attuale maggioranza che non fanno parte dell'ufficio di presidenza e che hanno partecipato alla conferenza stampa.